Sindaco, un saluto particolare, quello di oggi. È difficile dire addio alle suore. La grandezza di quello che ha organizzato il signor Sindaco con tutta la giunta comunale. È un momento molto commovente, non ci sono altre parole da dire. Questo fa capire che noi dobbiamo vivere sempre in comunione. Non basta soltanto la presenza fisica, ma la lontananza ci accomuna ancora di più. Erano tante le persone presenti in piazza San Vincenzo ad Ugento giovedì sera, non solo per partecipare alle funzioni religiose in onore dei santi medici Cosma e Damiano, festa molto sentita nella città salentina, ma soprattutto per esprimere profonda gratitudine per il lavoro svolto dalle figlie della carità di San Vincenzo de Paoli durante i 104 anni di apostolato ad Ugento, costrette ora a chiudere la casa della carità di via Capitano Ugo Giannuzzi, come hanno disposto i vertici della congregazione, per problemi di avvicendamento di nuove consorelle dovuti al calo di vocazioni. Al termine della Santa Messa presieduta dal Vescovo diocesano Monsignor Vito Angiuli è stata la Madre Superiora, Suor Maria Antonietta Cioce, in rappresentanza delle consorelle, Suor Eugenia, Suor Isabella e Suor Caterina, a ricevere dalle mani del sindaco Salvatore Chiga la civica benemerenza e la medaglia d'oro. Ho avuto anche una zia paterna, Suor Lucia Chiga, che ricordo sempre con tanta tenerezza, perché mi ricorda veramente quello che facevano queste suore. Hanno fatto tanta carità. Carità è una parola grossa, importante. Deve essere sentita la carità. Tanta la commozione e gli applausi che hanno accompagnato la consegna del riconoscimento da parte di una città intera. Generazioni sono cresciute nell'asilo gestito dalle suore, tanti partecipanti alle loro iniziative come il Club della Gioia, instancabile la vicinanza agli anziani, alle fasce più fragili della popolazione e alle persone sole. Vi porteremo nel cuore, ma come detto la provinciale, la porta si chiude, ma il cuore è aperto. Grazie, ciao.